Ciao a tutti, sono Simone e benvenuti in una nuova serie qui ad Esperimenti in Garage. L'ho chiamata Il Banco Vince Sempre, Ludopatia e Matematica ed è una serie che riguarda i grattevinci. Pochi giorni fa, infatti, qui a Ravenna sono stati vinti 5 milioni di euro con un grattevinci e mi è sembrata l'occasione giusta per parlare di questo argomento e non avrei mai potuto parlarne a mani vuote, infatti mi sono munito di ben 500 euro di grattevinci. Avevo pensato inizialmente di fare un video in cui grattavo tutti i grattevinci per vedere quanto avrei vinto, però documentandomi, facendo le ricerche iniziali, ho scoperto tante cose riguardo i grattevinci e quindi ho deciso di convertire quel video in una serie perché ci sono tantissime cose interessanti da dire a riguardo. Intanto direi che posso cominciare a grattare il primo grattevinci, ne ho presi da 2 euro, 5 euro, 10 euro, questa è una doppia sfida da 2 euro e vediamo cosa dicono le istruzioni, se trovi i numeri in vabbè, bisogna grattare tutto insomma, è un grattevinci. Mentre gratto mi domando anche, ma perché tutto questo interesse nei grattevinci? Diciamo che se ci fosse un oggetto che doveste scegliere per rappresentare l'intera umanità, tutte le sue più importanti conquiste, che cosa scegliereste? Un rover mandato su Marte? La stazione spaziale internazionale? I microchip, questa tecnologia condensata in pochissimo spazio? Beh, io sceglierei questo cartoncino, perché in questo cartoncino c'è design, c'è marketing, c'è matematica, c'è l'uomo che vuole ingannare se stesso. E questa purtroppo, secondo me, è l'essenza della specie umana. Quindi i grattevinci se la meritano, una serie dedicata. Ok, vado a compilare nel mio foglio Excel il risultato del primo grattevinci, sarebbe stato bello vincere subito 100.000 euro col primo e chiuderla qui, e invece no, andrò avanti con altri video riguardo ai grattevinci, riguardo alla ludopatia, riguardo alla matematica e alla probabilità che c'è dietro, riguardo a tante cose interessanti che ho scoperto e che voglio condividere con voi qui nella serie Il Banco Vince Sempre su Esperimenti in Garage. Ciao ciao! Probabilità di vincita, un biglietto ogni 9.600.000. Non promette bene.